Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato dal CSR Manager Network in collaborazione con Genera Onlus. Abbiamo qua Sara Mariazzi, presidente della cooperativa, e Cecilia Storti, welfare manager. Lascio la parola a loro tra qualche secondo perché ci spieghino se siamo pronti per la fase 2 e qual è la loro proposta per affrontarla all'insegna della sostenibilità sociale. Ricordo che eventuali interventi o domande potranno essere fatte al termine della loro presentazione utilizzando la chat per scrivere la domanda oppure per scrivere il proprio cognome e in questo caso vi verrà attivata la possibilità, il microfono, la possibilità di fare la domanda a voce. Quindi Cecilia e Sara, grazie ancora, a voi la parola. Grazie. Grazie, grazie a voi. Sì, abbiamo oggi pensato di portare alcuni punti, alcuni aspetti che secondo noi sono stati rilevanti in questi mesi in cui abbiamo affrontato questa situazione di emergenza e che secondo noi poi saranno molto importanti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per affrontare anche il ripensamento dei nostri servizi e dell'intervento per questa fase 2. Quindi affronteremo un po' il concetto di cura, come è stato attraversato in questi mesi, il concetto di cura in particolare con le persone fragili di cui ci occupiamo. Il tema dei bambini al centro, perché come vi parleremo della nostra esperienza, soprattutto per la fascia 0-3, questi temi sono stati un po' tralasciati in questi mesi. Parleremo poi di alcune nostre iniziative che stiamo in queste settimane sviluppando. Cecilia poi vi parlerà di queste iniziative e quindi in che modo stiamo cercando di ripartire con questa nuova fase. Solo due parole rispetto alla nostra cooperativa. Genera una cooperativa sociale che da oltre 20 anni a Milano in particolare, ma in diversi comuni della città metropolitana, svolge e si occupa di servizi per l'infanzia, servizi educativi, servizi assistenziali, sociosanitari, attività anche di coesione sociale nei territori, e queste attività vengono svolte sia in strutture, in servizi semiresidenziali come centri diurni, servizi di residenzialità sociale e sociosanitaria, anche a domicilio. Abbiamo tantissime attività a domicilio, sia educative che assistenziali. Genera occupa più di 270 lavoratori. Oltre la metà di questi lavoratori sono educatori professionali e quindi questo è un altro tema molto importante di questo periodo, che ha sicuramente comportato una forte crisi per il lavoro degli educatori, anche, diciamo, soprattutto per gli educatori, ma anche per tutti quegli operatori che si sono trovati ad operare in servizi o sospesi o fortemente ridotti, e quindi per noi questo è stato un tema molto molto importante con cui ci siamo scontrati appunto fin da subito, fin dalla prima settimana di marzo con la sospensione dei servizi. Riprendendo quello che per noi è stato innanzitutto il tema della cura. Il tema della cura, come vi dicevo, noi ci occupiamo di servizi per le persone fragili, in particolare per anziani, per persone che sono a rischio di isolamento, per persone che soffrono di Alzheimer. Abbiamo una specializzazione nella cura dell'Alzheimer. Sicuramente in questi mesi
questi servizi hanno dovuto affrontare delle nuove situazioni di cura, sia per diciamo, recepire innanzitutto tutte le disposizioni nuove di prevenzione del rischio, di prevenzione sanitaria, e questo è stato un elemento di fortissima crescita anche da parte degli operatori, di fortissimo apprendimento, ma anche di proprio forte cambiamento nella relazione con le famiglie. Crediamo che questo aspetto sia innanzitutto un bagaglio che i nostri operatori, la nostra cooperativa, si porterà proprio nei prossimi mesi come esperienza per affrontare anche le nuove fasi di che lascia questa emergenza sanitaria, perché tutti i servizi, anche quelli diciamo più standard, quindi i centri diurni piuttosto che l'assistenza domiciliare, dovranno necessariamente ripensarsi alla luce di sia di questi nuovi dispositivi, ma proprio anche di una nuova modalità da parte degli operatori e da parte della nostra impresa di porsi nei confronti della famiglia. C'è sicuramente un tema che poi magari approfondiremo anche nel corso della mattinata, che riguarda anche la paura. Quindi noi ci siamo trovati da una parte a potenziare i servizi di prossimità e di assistenza domiciliare, rendendoli molto più flessibili, rendendoli molto più vicini alle famiglie, quindi andando a garantire anche dei monitoraggi, a garantire degli interventi anche più essenziali, anche solo di appunto monitoraggio e prossimità. Ma se da una parte appunto questi interventi sono stati potenziati, ci siamo trovati anche nella condizione di avere degli interventi anche rifiutati, degli interventi ridotti. Questo perché proprio alcune famiglie si sono occupate, non affidandosi, appunto, hanno cercato di occuparsi autonomamente dei propri bisogni, e questo è sicuramente uno dei temi della ricostruzione e del ripensamento dei servizi. Il tema della fiducia e del riportare appunto un legame di fiducia che si basa soprattutto sulla conoscenza, sull'informazione, sarà sempre più centrale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi il tema della fiducia come elemento su cui ricostruire e su cui ripartire anche per quei servizi che appunto, come dicevo, possono essere considerati standard, per cui essere già riconducibili a delle caratteristiche, dei requisiti normativi ben precisi. Questo tema della fiducia sarà centrale sia per i servizi domiciliari, ma anche per i servizi semiresidenziali, per i servizi residenziali. Quindi un tema che passa assolutamente dall'informazione, dalla conoscenza e da una nuova professionalità anche degli operatori che si occupano della relazione di cura con le persone. Quello che noi ci troveremo ad affrontare sempre di più, crediamo sia una dimensione appunto di relazione e di ricostruzione di questa relazione, anche a partire dalla dimensione delle nuove forme di residenzialità per le persone fragili. In queste foto che stiamo condividendo sono riportati alcuni nostri servizi di residenzialità per anziani che andavano già, diciamo, prima dell'emergenza, andavano già in una dimensione di piccola comunità. Noi crediamo infatti che le nostre imprese che si occupano appunto di relazione, di cura, debbano pensare anche a modelli innovativi di questa cura e debbano considerare le persone fragili
come persone che mantengono la propria dimensione di adultità, la propria dimensione di dignità e di desiderio. E quindi diciamo, da sempre ci crediamo, negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per portare questo modello di dimensione più piccola per le strutture anche residenziali italiane. Questo crediamo che a fronte di quello che è avvenuto in questi mesi possa essere un altro tema centrale, perché il modello di piccola comunità di dimensione abitativa dei servizi residenziali anche per le persone anziane che perdono la propria autosufficienza, pensiamo possa essere un modello sempre più al centro del sistema di welfare. In queste foto vedete proprio uno dei nostri servizi che è il villaggio Alzheimer, quindi una sperimentazione con Regione Lombardia di appartamenti per le persone con Alzheimer. Di pochi appartamenti, quindi in un contesto abitativo, in un contesto che ricostruisce la dimensione di piccolo quartiere e quindi la dimensione abitativa e socializzante del quartiere. Le altre foto sono la casa di Tiglia, una casa sempre per anziani autosufficienti, ma che iniziano a perdere la propria autosufficienza e che si trovano appunto in situazioni anche di mancanza, di carenza di relazioni sociali. E quindi nella dimensione di abitativa e di comunità possono ritrovare questa forza per questa fase della loro vita. Ecco, questi aspetti di cura crediamo che nei prossimi mesi possano assolutamente essere centrali nel ripensamento dei servizi per le persone anziane. Un altro aspetto anche che riguarda mi collego a questo aspetto della cura dell'Alzheimer. Nella dimensione di cura bisogna tenere in considerazione Scusate, Cecilia, scusa, stavi dicendo. Ecco, ok. Scusate, sì, mi è scappato la mano sul mouse, scusate. Ok, grazie. Ecco, io no, proseguo un momento su questo aspetto dell'Alzheimer perché secondo me richiama un altro tema importante per i prossimi mesi e anche nel ripensamento dei servizi, che è quello della specificità del bisogno. Credo che un rischio che ci possa essere da qui nei prossimi mesi nel ripensare i servizi sia quello del dimenticarsi della specificità dei bisogni, quindi anni e anni di sviluppo di servizi mirati, specialistici e di pedagogia della cura specialistica. Il rischio è quello che insomma, abbiamo visto in questi mesi, è quello di un appiattimento del bisogno e di quasi un'unica tipologia di bisogno. Si sono un po' dimenticate le singole situazioni e difficoltà, pensando appunto alle famiglie che hanno persone disabili nel proprio contesto familiare o persone appunto con l'Alzheimer, che si sono trovate ad essere ancora più isolate. Quindi situazioni che già appunto avevano un forte rischio di isolamento, in una situazione come quella di questi mesi si sono ancora più trovate in isolamento. Ecco, quello che cooperative, realtà come la nostra, organizzazioni come la nostra, ma credo proprio il sistema di welfare dovrà assolutamente tenere in considerazione quella della specificità dei bisogni e del prendersi, del non dimenticare appunto tutto quello che in questi anni è stato fatto in termini di pedagogia della cura. Quindi mantenere fortemente presente nel ripensamento dei servizi, nella riprogettazione dei servizi, questa dimensione della specificità e quindi del creare risposte anche molto mirate.
Questo poi è un tema che riprenderemo anche rispetto alle nuove iniziative, il tema di essere più flessibili, più concentrati sulle specificità delle situazioni, il tema della flessibilità intesa come nuovi modelli di cura. Ecco, questo è sicuramente un tema importante per i prossimi mesi. Sì, un altro tema che volevamo portare oggi, io inizio con questa un po' panoramica di quello che è accaduto per noi in questi mesi, di quello su cui ci stiamo concentrando per i prossimi. I bambini sono, come dicevo, soprattutto si è parlato molto dell'attività scolastica a distanza, di tutte le criticità dell'attività educativa a distanza, della chiusura delle scuole. Noi portiamo, diciamo, soprattutto un punto di vista relativo alla prima infanzia. Noi ci occupiamo tanto di servizi 0-3 e anche 0-6. Sulla parte 0-3, non essendo servizi inseriti appunto nel sistema scolastico, crediamo che ci sia stata proprio una totale dimenticanza della dimensione della socialità e della crescita evolutiva dei bambini all'interno dei contesti appunto pedagogici 0-0-3. Si è pensato soprattutto a una dimensione di sostegno alle famiglie, assolutamente fondamentale. Ma rispetto proprio ai bambini, a quello che è il loro percorso di crescita, a partire proprio dai primi mesi, dai primi anni di vita, ecco, questo tema è stato abbastanza, tralasciato. Quindi riportare i bambini al centro fin dai primi anni di vita. Quello che stiamo assistendo in questi giorni, anche proprio come fenomeno, come impatto proprio rispetto al fatto di non essersi forse ricordati di questa fascia, che adesso invece se ne sta parlando e anche parecchio, se ne sta parlando molto, diciamo, però non in termini ancora di soluzioni e di prospettive concrete per i prossimi mesi. Anche su questo poi torneremo rispetto alle iniziative che stiamo sviluppando in queste settimane. Tra la difficoltà che cooperative come la nostra, che si occupano così tanto di servizi all'infanzia, quindi che hanno dovuto sospendere proprio gli asili nido, è stato quello proprio di non riuscire a portare anche concretamente delle riprogettazioni vere in questi mesi di interventi sostitutivi, perché molte amministrazioni con cui collaboriamo proprio hanno ritenuto di non attivare interventi sostitutivi, ma di concentrarsi, come dicevo prima, su interventi di sostegno alle famiglie. Quindi, in questo senso, i bambini per tutti questi mesi non hanno potuto godere di vere attività sostitutive. Quello su cui in queste settimane stiamo lavorando moltissimo è nel poter riprogettare alcuni servizi a partire da quelle poche linee guida che abbiamo a disposizione, ma che sono ancora abbastanza incerte, diciamo, abbiamo alcune certezze sui centri estivi a partire dai 3 anni, rispetto alle normative sullo 0-3 navighiamo ancora un po' nell'incertezza e ogni giorno diciamo, siamo concentrati sul poter capire meglio che cosa poter organizzare. Le maglie sono ovviamente, diciamo, strette perché il tema comunque della sicurezza e della prevenzione sanitaria è ovviamente fondamentale. Però ecco, su questo crediamo che ci sia stata proprio una carenza, un'assenza totale fin qui di ripensamento dei servizi per la fascia 0-3. Però ecco, anche su questo, in questi mesi le attività estive in qualche modo riprenderanno. Noi stiamo lavorando proprio per farle riprendere in sicurezza, cercando di essere
Siamo sufficientemente creativi, ma con quello che poi però sono le normative a cui dobbiamo assolutamente attenerci, e in questo cercando di anche tenere insieme come organizzazione, come impresa sociale, anche l'aspetto del lavoro e della dignità proprio del lavoro, soprattutto degli educatori. E che in questi mesi si sono ritrovati proprio a dover quasi annullare la propria personalità e vivono comunque in una situazione di totale incertezza rispetto al futuro, perché così la riapertura dei servizi all'infanzia anche a settembre si continua ad avere molta incertezza. Quindi il lavoro di queste settimane è assolutamente quello di tenere insieme appunto tutta la parte di risposte nuove al territorio, alla comunità, alle famiglie, e tutto invece un sistema di tutela del lavoro, intesa non come soltanto come occupazione, ma proprio anche come professionalità. E come proprio dignità della propria professione. Questi sono veramente tanti aspetti che in questi mesi le organizzazioni del terzo settore su cui stanno lavorando, e che saranno sempre di più al centro della pianificazione e della riprogettazione dei servizi per i prossimi mesi. Quello che riteniamo appunto anche in questo caso, quindi sulla parte dei servizi all'infanzia, dei servizi che si possono ripensare e riprogettare anche sull'infanzia, anche in questo senso il tema della fiducia, della conoscenza è un tema centrale. Le nostre organizzazioni dovranno assolutamente mettere al centro anche il tema della fiducia di un lavoro nelle comunità, per far ripartire proprio questo senso di comunità attraverso quindi le informazioni complete, attraverso i legami che si devono ricostruire, attraverso la prossimità e attraverso proprio il rendere tutti responsabili nei nostri territori della ricostruzione di un sistema di welfare che veda appunto sia un sostegno concreto alle famiglie, ma assolutamente anche un'attenzione ai bisogni e a quelle che sono proprio le specifiche situazioni di bisogno all'interno delle famiglie. Io lascerei la parola a Cecilia su questa parte di ripartenza e di nostre attività che stiamo riorganizzando. Portiamo due iniziative che stiamo sviluppando, ma come vi dicevo, il tema della riorganizzazione e riprogettazione dei servizi riguarda proprio tutta la nostra attività, tutti i nostri interventi. Lascio la parola a Cecilia, poi riprendiamo magari sui spunti e sui stimoli che possono arrivare. Grazie Sara, era importante la presentazione da parte tua del contesto sociale che ci troviamo, che tutti noi soggetti, no? Imprese sociali, ente pubblico, ci troviamo appunto ad agire in un contesto sociale cambiato, che ha dato l'evidenza di tutti gli aspetti che hai evidenziato. In questo contesto comunque mutato, la nostra proposta di ripartenza si basa appunto su dei cardini che no, sono un po' una sintesi di quanto hai presentato tu. In particolar modo un'azienda per agire sul proprio territorio, un'azienda per ripartire la sua attività, a cosa può pensare? Sicuramente la cura delle persone, della sua organizzazione in primis, ma delle persone con le quali appunto la sua attività viene in collegamento.
verificare cosa succede nel territorio in cui si opera, in cui si risiede, in quanto è l'humus, insomma, che alimenta le attività dell'azienda stessa. Valorizzare scriviamo valorizzare gli spazi aziendali, perché comunque ogni azienda ha delle potenzialità anche di strutture, di luoghi importanti per una ripartenza, per valorizzare ciò che si ha. Tutto questo per creare una fiducia. Il tema della fiducia è stato riportato, no? Da Sara, in quanto in questo periodo in cui la paura è stata presente, in cui ci ha accompagnato in questi mesi, non è che possiamo nasconderla, ma dobbiamo affrontarla con nuove relazioni di fiducia. Fiducia basate su capire cosa sta avvenendo, conoscere le modalità corrette per poter raggiungere i propri obiettivi. Da questi concetti, diciamo, macro, noi abbiamo ipotizzato due possibilità di ripartenza che prevedono proprio la compartecipazione di tutti i soggetti del territorio. Sicuramente noi come enti del terzo settore, perché svolgiamo una serie di servizi, ma le aziende come protagonisti di un territorio e ciò che anche i servizi pubblici, l'ente pubblico può fornire in questa situazione. La prima proposta l'abbiamo chiamata Vengo al lavoro con te. Già questo è evocativo. Il classico progetto dei bimbi in azienda, se ne è parlato in tanti anni passati, poi è stato un po' abbandonato perché la gestione familiare era sempre di più sganciata dal luogo, del lavoro. Adesso sembra invece, poter ritornare con una valenza importante. Partiamo da un presupposto di un bisogno di socialità dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dopo questo periodo di scuola a distanza, di non possibilità di frequentare attività, frequentare gli amici. Rimane però il bisogno di socialità che porta con sé lo scambio tra pari, il confronto con gli amici, altre figure educative che non sia il genitore. Quindi rimane questo tema da tutelare. Però nello stesso tempo c'è un bisogno di sicurezza, il timore di far frequentare ai propri figli certe situazioni, certi contesti non conosciuti, come saranno le modalità, si chiedono i genitori, come saranno tutelati i miei figli, io non li vedo, cosa faranno. Quindi la sicurezza e la necessità di essere tutelati rimane importante. Bisogno di conciliazione. C'è ancora, c'era prima forte, adesso rimane. Sicuramente le esperienze di smart working o home working, come probabilmente è la vera definizione, hanno facilitato il poter gestire i carichi di cura. Adesso ancora di più, in quanto le esperienze a disposizione per servizi di conciliazione si stanno un po' diradando, sono minori. E infine il bisogno comunque dell'azienda di riprendere, di riprendere dal punto di vista della produzione, dell'attività, delle relazioni con i propri clienti. Quindi sono tutta una serie di bisogni che sono fra di loro interconnessi. La nostra proposta è quella di provare nel concreto, di individuare degli spazi all'interno dell'azienda nel quale costruire un luogo di socialità, per i figli dei dipendenti, garantendo i processi di sicurezza che comunque sono previsti dalle normative, con le indicazioni specifiche di come fare, con che numeri, con che distanza, con che modalità. E dare una risposta concreta alla famiglia, che in questo momento si trova a fare delle scelte complesse, perché non sa, non riesce più rivolgersi ai servizi di conciliazione abituali di tutte le estati, di tutti, perché non sono più come prima, non sono frequenti come prima. In questo modo c'è la sicurezza data dal portare il proprio figlio nell'ambiente nel quale si va personalmente, quindi di cui hai la certezza di come viene gestito l'aspetto anche della sicurezza e la tranquillità di poter ritornare al lavoro togliendo insomma anche il pensiero di avere
sistemato e curato i figli nel migliore dei modi. Questo naturalmente ha la caratteristica, quelle che sono state evidenziate prima, della specificità e della flessibilità. Un servizio costruito su misura delle esigenze dell'azienda, su misura dei bisogni specifici delle famiglie. In questo periodo in cui omogeneizzare, standardizzare tutto non è più possibile, ritorniamo un po' all'essenza, no, di ciò che serve veramente ad ogni singola famiglia. E quindi è una risposta concreta per tutti questi bisogni. Ecco qua, sto tornando indietro, invece adesso provo ad andare avanti. La seconda modalità, una modalità insieme welfare, una modalità che richiama il digitale. Abbiamo avuto esperienze importantissime, immagino tutti, in questi periodi, sia il periodo di lockdown, sia di home working, in cui abbiamo utilizzato strumenti tecnologici di tutti i tipi, soprattutto abbiamo fatto delle cose in modalità che non erano del tutto accettabili prima. Non era possibile incontrarsi attraverso un video, organizzare e fare e disfare a distanza. Abbiamo sperimentato con alcuni aspetti positivi e negativi sicuramente, ma sono state fatte tante cose e anche tante cose importanti. L'altra proposta che noi facciamo proprio è quella di creare un luogo digitale nel quale far incontrare i bisogni delle famiglie, quindi penso a delle famiglie dei propri dipendenti e le possibili soluzioni. Si sono riaperte le regioni, c'è stato un allentamento delle misure restrittive messe in campo dal governo. Per contrastare comunque il virus, le famiglie italiane stanno riacquistando piano piano un po' di normalità. La pandemia, ha però modificato, secondo noi, no, in modo repentino e anche duraturo, la nostra quotidianità, obbligando i cittadini e le famiglie ad assumere degli stili di vita diversi, in modo che comunque sia mantenuta importante la protezione, sociale e sanitaria che ci richiede questo periodo. Abbiamo pensato di realizzare una piattaforma di servizi, sia noi come cooperativa sociale, ma in collaborazione con altre cooperative sociali, in particolar modo altre tre cooperative sociali presenti sul territorio di Milano e Interland, con una grande, importanza e interlocuzione di un gran numero di famiglie. Si tratta della cooperativa sociale Comin, Spazio Aperto Servizi e Coinè. Questa piattaforma vuole offrire dei servizi alla persona che abbracciano le diverse fasce e necessità, dalle attività ludiche per i bambini a quelle educative, fino a quelle assistenziali e sanitarie per le persone più fragili e anziane. All'interno della piattaforma gli utenti possono scegliere servizi ludico-educativi per i bambini, oppure il tutor online per la gestione dei compiti. È finita la scuola, inizia il periodo estivo con sicuramente un carico di compiti come tipico diciamo, del periodo. Un supporto allo studio anche per ragazzi che hanno bisogni spe educativi specifici o disturbi dell'apprendimento, per il quale la relazione a distanza rende i tempi dell'apprendimento anche più lungo. Consulenza anche per pensare a giochi, attività ludico-ricreative per i bambini più piccoli. Ecco, l'idea è quella di provare ad aiutare le famiglie ad orientarsi in una platea di servizi che possano rispondere a bisogni modificati di questo periodo, a bisogni che però hanno una loro specificità e una loro caratteristica e quindi hanno la necessità di una risposta ad hoc.
insieme welfare è quindi uno spazio virtuale dove i cittadini possono acquistare online i servizi e poter avere una risposta ai nuovi bisogni, ma nello stesso tempo prevede delle forme di prossimità e di contatto, cioè ci sono i numeri telefonici, ci sono gli indirizzi mail, ci sono tutti i riferimenti dei contatti dei soggetti presenti. Ma si tratta di una vera e propria infrastruttura sociale, perché per noi in questo momento è una proposta per le aziende? Perché è uno strumento digitale che può essere anche questo adattato alle specificità di ogni realtà. Cioè sempre di più, come è stato detto prima, dobbiamo pensare a risposte specifiche. In un periodo in cui non si può più rendere le cose standardizzate, bisogna entrare nello specifico e sfruttare la tecnologia. Quindi è uno strumento, in questo caso tecnologico, in cui noi insieme alle aziende possiamo creare un ambito, un'area nel quale inserire soluzioni ad hoc per i propri lavoratori. In questo momento è presente sulla piattaforma le proposte di noi cooperative sociali, ma può essere integrata con le proposte delle aziende che sono già in essere, proposte del territorio, proposte che si aggiungono nel corso dei prossimi mesi. Ogni momento le cose cambiano. Quindi abbiamo individuato queste quattro parole chiavi per questo strumento: soluzioni, l'idea di dare delle risposte a dei bisogni specifici, orientamento, perché spesso ci si trova a non sapere qual è la soluzione adeguata, quindi essere orientati rispetto a una soluzione o a un'altra. Facile, perché si utilizza una tecnologia facilmente utilizzabile da computer, tablet, smartphone, quindi una modalità ormai alla portata di molti di noi. Integrazione perché può svilupparsi, può prevedere qualcosa che si incrementa, si rende più specifico per le necessità di ciascuno di noi. Abbiamo proprio pensato a degli strumenti innovativi con la nascita di nuove fragilità, perché comunque la situazione di chiusura, di fermo di tante attività ha fatto emergere delle situazioni che dobbiamo sempre di più conoscere ed affrontare. Ecco, questi sono due spunti per noi interessanti che rappresentano un modo per rendere protagonisti tutti gli attori, come vi dicevo. Abbiamo iniziato a fare delle sperimentazioni con alcune aziende, la piattaforma insieme Welfare è assolutamente una novità, è andata online solo ieri, è però è maturata nel corso di questi mesi perché si inserisce in un sistema di piattaforme a livello nazionale promosse dal consorzio di cooperative sociali Gino Mattarelli, quindi in un sistema sperimentato ormai da diversi mesi, dove il terzo settore ha voluto avvicinarsi sempre di più alle persone pur dovendo rimanere distante, perché questa è stata la caratteristica di questo periodo. Nella distanza fisica noi abbiamo cercato modalità per essere invece prossimi alle persone, sfruttando anche il digitale. Sara, se vuoi dare tu alcune sollecitazioni in più, oppure se ci sono delle domande, Stefania, alle quali dare Certo, seguito. allora ricordo intanto che domande possono essere fatte direttamente a voce scrivendo nella chat il proprio cognome oppure scrivendo nella chat la domanda. Sara, vuoi aggiungere qualcosa? Per il momento non ci sono domande. Ah, volevo riprendere quest'ultima parte sulla piattaforma proprio per ancora sottolineare come anche uno strumento come la piattaforma, che quindi di fatto consente di interagire a distanza, in realtà sia una struttura che poi porta con sé tutto un lavoro invece molto di prossimità, come diceva Cecilia. Attraverso questa piattaforma
i nostri diversi operatori con le diverse professionalità possono raggiungere le famiglie e rispondere ai bisogni. Quindi sia una parte, diciamo, più, come diceva Cecilia, anche di educativa oppure anche di socialità, ma tutta anche una parte assistenziale e anche sanitaria. Crediamo che uno degli aspetti di difficoltà di questo periodo, ma che si protrarranno anche nei prossimi mesi, è quello anche della sanità prossima, quindi di un sistema sanitario più prossimo. Noi, ad esempio, sulla cura di alcune forme di decadimento cognitivo dell'Alzheimer, proponiamo anche questa modalità di consulenza, di valutazione di queste malattie, di queste problematiche in maniera più appunto, prossima e attraverso una dimensione più territoriale che possa facilitare il raggiungimento da parte delle famiglie che si trovano ad affrontare queste problematiche molto, molto faticose dal punto di vista anche non solo fisico ma anche psicologico, affrontare appunto questo percorso di cura delle malattie. Quindi proponiamo anche proprio una forma di valutazione dei disturbi, una valutazione e una consulenza sulle modalità di gestione a casa. Però ecco, per dire quanto anche queste forme di piattaforme, di servizi online, in realtà appunto per le nostre realtà, per le nostre imprese sociali che hanno proprio come mission quella dello stare vicino, di prendersi cura delle fragilità, nascondono proprio tutto un lavoro invece molto, molto di accoglienza e molto vicino. Quindi questo mi sembra importante sottolinearlo perché appunto è una forma uno strumento per arrivare ancora di più alle famiglie, per farsi conoscere, per raggiungere anche, per provare a raggiungere anche un numero di persone anche maggiore rispetto a quelle che solitamente incrociamo nei nostri servizi e quindi in questo senso essere ancora più canale di presa in carico, però con una dimensione fortemente di vicinanza e di cura molto, molto prossima. Benissimo, quindi non ci sono domande. Vi ringrazio davvero molto. Eventuali osservazioni o approfondimenti potranno esservi richiesti direttamente. La segreteria del CSR Manager Network farà sicuramente da tramite. Perfetto, allora anche le slide recano i vostri recapiti. Slide e registrazione del webinar saranno resi disponibili per chi ne facesse richiesta e comunque sul sito del network per gli associati, per cui ci sarà modo di approfondire ed andare oltre rispetto a quanto detto in questa sede. Grazie Cecilia, grazie Sara, Grazie a voi. Grazie e grazie a a voi, quanti grazie a te, hanno Stefania. partecipato. Buona giornata a tutti. Buona giornata, Grazie, arrivederci. buona giornata.